Ciao a tutti, buonasera. Dico buonasera perché qui a Londra è sera, sono le 4 e mezza. E questo è un video spesa di quello che ho comprato a Poundworld, che è un negozio dove vendo tutto a un pound. Un pound è praticamente circa 1,20 euro. Allora, intanto vi metto in anticipo che ho fatto anche la recensione di Argos. Argos, questo è un negozio fighissimo, dove c'è tutto quanto, ma c'ha uno stile di vendita molto diverso. È un po' analogo al nostro compra dal divano, però lo dovete vedere, il video è carinissimo. Ho fatto la recensione, adesso non so se lo pubblicherò tra qualche giorno oppure prima o poi lo pubblicherò. Vi faccio vedere che cosa ho comprato a un pound. Allora, parto da questa cosa qua. Un pound, signori, questi sono per intrecciare i fili. Adesso avete tutti i fili in giro per casa. Bene, questo qui ci mettete dentro i fili e eccolo qua, si vede da qui. Per non vedere insomma i fili in giro. Sto così, scusate l'abbigliamento, ma qui praticamente dentro gli alberghi di Londra sono 40 gradi, sembra di stare ai Caraibi. Poi, comunque questo è carinissimo, l'ho comprato perché mi serve, perché ho un sacco di fili in giro di sotto al computer. Poi ho preso questo qua, il bastoncino da selfie, che noi compriamo tutti dai marocchini a 6-7 euro. Questo praticamente è un pound, quindi 1,20 euro, estensibile, e c'è anche questo qua che tiene il cellulare. Certo non c'è il pulsantino, però per fare i video è molto carino. E questo qua, un pound. Tutto quello che vi dico è un pound, chiaramente. Il mouse, ho comprato un mouse perché adesso farò il nuovo computer, che ho dato indietro il Mac, che non mi ci trovo bene, perché poi vi spiegherò, pure lì farò un video di recensione. Il Mac, io adesso comprerò il Lenovo, l'IdeaPad 710S, che è bellissimo, costa quanto il Mac, però è migliore. Andiamo a vedere questo mouse perché io ancora non l'ho visto. Guardate, molto carino. Carinissimo, pulsante destro, pulsante sinistro, rotellina che gira, un pound. Poi, allora, siccome Sofia Disaster, che adesso è fuori, eccola, sta entrando adesso. Sofia Disaster c'ha una bicicletta. Ha fatto la bicicletta a Londra per andare in giro per Londra e ci ha comprato le lucettine. Abbiamo comprato le lucette che si mettono davanti e dietro. Un pound. Eccole qua, si mettono sulla bicicletta. Poi abbiamo mio figlio invece, Jacopo, adesso è a casa. Ha comprato questi biscotti qua che sono fantastici. Al cioccolato, io non lo so, Burro di lo assaggerò, arancia, faremo un video. I burro di Brown's noccioline. Butter Cups, burro di noccioline. Un pound. Merry Christmas! Tovagliolini, questi credo siano di Sofia, un pound. Poi, questo che è? Flash. Vabbè, pure i prodotti ci sono, qua, io ci metto anche questi, ma poi sentiamo perché. Buono, sembra il limone, sembra quello del limone che abbiamo noi in Italia. Un pound. Ah, questa non è la busta mia, comunque è la catena per la bicicletta, questo qua è con il lucchettino, questo qua. Che non c'è la, in genere fate la, come si chiama, la password per aprirlo, qui te la danno qua. Ecco, vi do la password di mia figlia. Non si vede bene. Poi, piatti di Natale, un pound, sono 20 piatti. Shampoo, palmolive, un pound. Ah, guardate questa cosa qua. Questa è per le cuffiette, per avere la doppia uscita del jack. Vedete, qui ci potete mettere solo un, che ne so, uno stereotto, mettete questo, qua c'ha due uscite, quindi ci mettete quattro cuffiette, cioè qui sentite pure in tre persone. Questo qua, due cuffiette, ma tre persone, se fanno una per una, anche quattro persone. Fisherman Ice, questa la ricordate? Queste ragazze sono fortissime, menta fortissima, 40 grammi al pacchetto, un pound. Tanto dopo dobbiamo dividere le buste, quindi tiriamo fuori tutto quello che c'è. Ah, allora io cercavo le cuffiette. Le cuffiette per lo stereo, per il mio cellulare, queste cuffiette qua l'ho pagate soltanto un pound, che sono 1,20 euro, e praticamente sono andato a leggere le caratteristiche, sono migliori di quelle che ho comprato io a 5 euro a Viterbo dai cinesini, perché hanno 108 decibel, 50 mW, 16 ohm, 1 kHz, 10 Hz a 23 kHz. Comunque dovrebbero essere migliori di quelle che ho comprato io, le proverò e vi farò sapere nel prossimo video. La pompa per la bicicletta, guardate, ho speso in tutto 20 pound, ve lo dico, sono 20 articoli. Poi le forchettine, quelle di plastica, poi vado un po' più veloce, i cotton fioc, una pallina di Natale, questa la devo mettere nel mio albero di Natale, questa è bellissima, è una ghianda, sono
signori, un pound, almeno a fabbricarla è di vetro. Altra catena, perché prima abbiamo comprato quella, poi dice no, ma forse è troppo piccolina, sempre un pound, abbiamo preso anche questa qua un po' più grandina, perché almeno si impegnano un po' di più per rubare. Ho comprato il cavetto per l'iPhone, questo qui per l'iPhone, l'attacco quello vecchio, per caricarlo, un pound, invece a Viterbo costa, non costa meno di 3 euro, 3 euro sì, per fare i incartamenti, gli incarti di regalo, di Natale. Questo, signori miei, il power bank, anche che non vale niente, che magari c'ha pochi milliampere, questo qua c'ha 2 ore di ricarica, no? Poi a 1,20 euro, che facevano? Lo comprate, perché questo se andate da Primark lo pagate 9 euro e io ce l'ho quello di Primark, ce l'ho addirittura qua dentro, adesso non mi ricordo dove l'ho messo, forse nel zainetto, ho pagato 9 euro, 10 euro, cioè quello un pound l'ho preso, anche se non funziona lo butterò. Fritt pastellas, queste sono caramelle un pound, bicchiere di Natale, questa è per Sofia, la Bic, signori miei, la Bic, questa qua, io non so, ma in Italia penso a meno di 2,50 euro, 3 euro, non ci costa una Bic quella lì, a multicolor, un pound. Poi guardate qua i Chupa Chups, i Chupa Chups, questi sono i mini Chupa Chups, sono originali, un pound, e sono dentro, eccoli qua, i mini. Sono 20, 20 più 5, 25 piccoli Chupa Chups, vari gusti, un pound. E questo è quanto. Comunque, ecco. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, vi farò vedere anche Argos. Questo però devo montarlo, quindi ci vuole un po' di tempo per... Ci sono anche acquisti di Primark, ma non so quanto a voi ve ne possa interessare. Questi al limite li vedete sul canale di Sofia Disaster. Come da impegni, Sofia Disaster, devi farci il video di acquisto da Primark. Quindi andate tutti su Sofia Disaster, iscrivetevi al canale, guardate i suoi video perché è gagliardissima. Stiamo parlando di mia figlia, la figlia di Marco Pesci. Quindi andate a vedere Sofia Disaster, basta la scrivete su YouTube, scrivete Sofia Disaster, vi appare il canale e andate a vedere perché lei vive qui a Londra e fa dei video fichissimi. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Vi saluto anche Sofia Disaster. Un non mi piace se vi è piaciuto il video e un mi piace se non vi è piaciuto il video. Se state pensando di mettere un non mi piace, cambiate idea, mettete il mi piace. Ciao.